Ciao a tutti! Qualche giorno fa ho fatto un video messaggio in inglese. Molti mi hanno richiesto un video messaggio in italiano, quindi eccomi! Sono arrivata. Allora, io sono Monia, ho quasi 40 anni e sono un medico, ma sono soprattutto la mamma di tre bambini, Derek di 6 anni e i gemelli di 4 anni. Tutti maschietti. Tutti con disturbo dello spettro autistico. Hanno dei gradi diversi, Derek è un grado 3, quindi grave, un gemello è un grado 2, dopo un anno è diventato 1-2 e un altro gemello è lo stesso di grado 1-2, ma sinceramente più lieve del fratello gemello. Due non erano verbali fino a qualche mese fa. Uno sì, verbale. I miei figli non si sono mai girati al loro nome, non mi hanno mai chiamato mamma, non rispondevano agli abbracci, non hanno mai giocato insieme, non si accorgevano gli uni dagli altri. Ma la diagnosi è arrivata tardiva, tardiva perché Derek l'ha avuta a quasi 5 anni. Mi dicevano che era perché vomitava, era perché gli parlavo in inglese, era perché non frequentavano scuola, era per tantissime ragioni, comorbidità, non comorbidità, insomma, 200 ragioni. Morale la favola, alla fine Derek aveva un autismo gravissimo. Anche scoperto l'anno scorso, sebbene io l'ho sempre saputo che c'era qualcosa che non andava. Ma quando gli altri ti dicono che va tutto bene e che sei tu il problema, ovviamente, quando te lo ripete uno, due, tre, dici, vabbè, allora sono io il problema. Soprattutto se poi anche gli altri due avevano dei problemi, dici, caspita, sono io veramente. Oppure tanta sfortuna, e vabbè. E nel nostro caso è stata che tutti erano autistici. Con la diagnosi dei bambini, ovviamente, da buona medico genetista che sono, ho dedotto che forse non era proprio una cosa casuale e ho fatto i test anch'io, seguita da una psicologa e da un neuropsichiatra che ha confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico anche in me in una forma lieve, quella che si definiva fino a qualche anno fa Asperger, confermata anche in mio marito. Ed ecco trovato l'inghippo. Bene. Quando si ha un bambino, la prima cosa che si pensa è il suo futuro. Cosa farà? Cosa dirà? Cosa mi racconterà? Quando andrà a scuola? Che lavoro farà? Guardi ogni singola cosa di quello che gli piace fare, ah, questo diventa un ingegnere. Questo diventa, questo diventa. Con i miei figli vedevo che c'era qualcosa che non andava. Erano estremamente spiccati e abili in alcune cose. Ma non si sono mai girati il loro nome, non parlavano. Io gli parlavo in inglese, quindi in parte pensavo che fossi io. Poi i colleghi mi dicevano che ero sicuramente io, che i bambini non avevano problemi. Ecco, la diagnosi è arrivata. Quella nebbia che vedevo davanti al loro futuro è diventata più fitta. Mi sono data subito da fare, ho cercato specialisti, ho cercato di formare un'equipe perché purtroppo a livello dell'Italia ancora il problema fondamentale è la presa in carico. Una volta che hai la diagnosi, purtroppo non hai subito pronto lo psicologo, lo psicomotricista, il logopedista. C'è chi magari ha il logopedista, c'è chi non ha lo psicomotricista, c'è chi non ha l'educatore, c'è chi, insomma, è un caos. Così. Io non sapevo proprio dove sbattere la testa con tre. Ho iniziato, mi sono rimboccata le maniche, ho cominciato a chiedere: ma tu sei amica di? Ma tu sei amica qua? Ma tutti vi conoscete? Tu sei la psicologa? Chi mi consigli di psicomotricista? Insomma, morale della favola, ho creato un'equipe. Colin, che è il più lieve, fa 5 ore a settimana. Quindi fa neuropsicomotricità. Con la psicologa, una sessione con la psicologa per una rieducazione psicologica e poi con l'educatrice 3 volte, di cui uno da solo e due in gruppo con i fratelli, quindi 5 ore. Liam 6 ore perché ha aggiunto da pochissimo la logopedia, finalmente è arrivata la logopedista.
E Derek da pochissimo fa logopedia, però gli ho fatto fare anche piscina, più fa un'ora in più di neuropsicomotricità. Morale, sta funzionando. Sta funzionando vuol dire che stanno migliorando, non guariranno mai e questo ragazzi ce lo dobbiamo mettere via. Però, migliorerebbero così tanto se noi continuiamo ad avere la forza di combattere da poter diventare praticamente indistinguibili dai loro coetanei. Sarà sempre uno sforzo in più, sarà sempre una difficoltà in più, però possono farcela. Possono farcela ed è questo che noi dobbiamo mirare. Ce la possono fare tutti nello stesso modo? No, ragazzi, non è quello che ho detto, ma possiamo farli migliorare. Tutti possono migliorare. Ora, a meno che non siano malattie degenerative, noi possiamo farli migliorare. E allora, parliamo adesso di questo. Dell'autismo. Io ho tre casi di autismo isolato, più due genitori nello spettro autistico. Io spesso non riesco a capire che cosa mi stanno chiedendo le educatrici, le psicologhe, neanche le insegnanti come obiettivi. Devo in qualche modo tradurlo e riportarlo nella mia testa per poi tradurlo ai miei figli. Io faccio da tramite, da ponte. Purtroppo non sono un obiettivo per loro, lo saranno gli altri, però utilizziamo tutte le nostre energie, tutte le nostre forze per aiutare i nostri figli ad affrontare tutte le difficoltà tramite schemi e modelli diversi dai loro coetanei, ma con lo stesso identico obiettivo. Quindi quando qualcuno mi dice, ma impareranno a leggere, impareranno a parlare? Magari parlare, non posso dirlo per tutti, a comunicare? Possibile, diamogli l'opportunità però di farlo e diamogliela nel loro modo. Ed ecco qui la difficoltà, perché sono tutti diversi, come chiunque è diverso. Le modalità vanno trasformate per ogni singolo bambino, vanno create in maniera sartoriale, come il sarto che ti cuce il vestito su misura. E questa è la grande difficoltà. Non puoi avere dei modelli standardizzati, puoi avere delle indicazioni standardizzate, ma poi devi operare su ogni singolo bambino. Quando io mi interfaccio con Derek, che è un ipersensibile, piuttosto che un Liam, che è un iposensibile, piuttosto che il fratello Colin, che è un oppositivo ipersensibile, è diverso. Devo fare cose diverse. Però il grande lavoro che stiamo facendo e i grandi risultati che stiamo ottenendo in poco tempo è grazie al lavoro di squadra. Tutti collaboriamo, tutti intervengono nella relazione di gruppo, ma soprattutto nelle terapie. Quindi mi trovo ogni tanto che Liam, che non è verbale, ma è diventato verbale, chiede a Colin o chiede a Derek: cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? E questo è meraviglioso, ve lo dico con tanto sorriso perché è vero che i miei figli partono in questa nebbia, ma abbiamo acceso le luci. Faremo il percorso, forse lo faremo un po' più lento degli altri, ma il percorso lo faremo e arriveremo al traguardo come tutti gli altri e anche meglio. Quello che vi vorrei dire in questo messaggio è: non arrendetevi. So che siete stanchi, so che siete distrutti. So che siete disperati, che non sapete dove sbattere la testa, che non sapete a chi chiedere, che non ci sono le leggi, che a 18 anni i nostri figli spariscono e non hanno più terapia. Molti sono ormai stanchi, hanno già combattuto 18-20 anni. Purtroppo, e questo ve lo dico, la nostra battaglia non finirà mai. Ma dobbiamo cercare di dare ai nostri figli i migliori strumenti possibili per affrontare il loro futuro. Combattiamo insieme, aiutiamoci, confrontiamoci, supportiamoci. Tutti piangeremo, tutti ci dispereremo, tutti non dormiremo e saremo stressati, urleremo al compagno, al marito. È normale, purtroppo è normale. Però quello che ci rende più forti degli altri è come affrontiamo tutto quello che viene dopo, tutto quello che viene durante. Dobbiamo essere forti e coraggiosi. Non abbiamo tanta scelta, non è che siamo coraggiosi così. Possiamo però farlo insieme. E questo messaggio è per questo. Aiutiamoci, confrontiamoci. Se siete giù, mandatemi un messaggio e provo a rispondervi quando posso.
e vi dirò: dai, su, forza, dobbiamo fare così, così e così. Mando i video dei miei figli per dare coraggio agli altri. A volte qualcuno pensa che voglio diventare famosa. No, io voglio che anche altri sappiano che si può, ce la possiamo fare e ce la possiamo fare insieme. Ok? Altra cosa, se qualcuno di famoso mi sta ascoltando, se qualche giornalista, chiunque, tutti i giornalisti che ci hanno aiutato, tutte le persone che vogliono aiutarci, qualcuno che può, che ha nelle loro mani, nella loro forza mediatica, la possibilità di inviare un messaggio di forza, di coraggio a tante famiglie che adesso stanno soffrendo, si sentono disperate e non vedono una via di uscita, vi prego, aiutate tutti a dare loro una speranza, ok? Noi dobbiamo sperare, quella non ce la può rubare nessuno. Dobbiamo credere che i nostri figli miglioreranno ed è inutile pensare a cosa c'è oltre la nebbia. Affrontiamo passo a passo e cerchiamo di rimanere sulla strada nonostante il muro di nebbia. Intanto, ed è già un grande obiettivo. Poi, al traguardo, i nostri figli faranno vedere a tutti che cosa saranno capaci di fare. Ma prima di allora abbiamo bisogno di tanto coraggio e di tanta forza. Quindi chiedo anche alle forze politiche, che non me ne frega niente, destra, sinistra, centro, quello che è. Chiedo alle persone famose che possono, a tutti quelli che se la sentono, di darci una mano e di mandare messaggi positivi, ma soprattutto aiutarci concretamente nella gestione quotidiana delle piccole e grosse difficoltà che abbiamo con i nostri figli. Se ne volete sapere di più, vi prego, contattatemi e chiedetemi di cosa vogliamo parlare e io lo farò. Vi manderò messaggi e parleremo di tutte quelle difficoltà che abbiamo tutti i giorni, ok, con i nostri bambini e anche magari con quelli più grandi, di cui io non so, ma io spero di potermi interfacciare anche con altre persone che possano raccontare la loro storia, in modo da poter aiutare più concretamente. Allora, a tutti, ciao, vi preannuncio che una persona di cuore vorrà fare dei broadcast con me, domani lo vedrò, e quindi avremo anche questo strumento per poterci interfacciare. Quindi a tutti buona giornata e mi raccomando, cercate di iniziare le vostre giornate con forza e sorriso anche quando la vedete molto molto nera, e io lo so, però mi raccomando, non mollate, i nostri figli contano su di noi, guardano a noi come loro futuro e noi dobbiamo cercare di essere forti. E se non riuscite a farlo da soli, facciamolo insieme. Ciao!